A 2 anni di distanza dalla fine della zona rossa a Caldari di Ortona si pensa a rinascere, si pensa al futuro e la Proloco, distilleria d'Auria, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti, hanno presentato un premio giornalistico nazionale, Caldari Evviva, per premiare chi racconta e comunica il territorio nei suoi vari aspetti. Floriana Geniola, presidente della Proloco di Caldari, si riparte anche da questa iniziativa, un premio giornalistico? Due verbi importanti voglio ricordare oggi. Costruire e tramandare, perché è importante dare anche che sia di buon auspicio ai nostri futuri giovani per affrontare l'avvenire, perché tutto quello che è passato sì, rimane nei nostri cuori, però dobbiamo comunque andare avanti. Nicola Dauria, noto imprenditore di Caldari che si è messo subito a disposizione in quel momento di emergenza e quindi oggi si ricorda quel momento, però è bello anche sottolineare l'impegno di chi ha comunicato questa emergenza. Sì, sicuramente, noi, la mia azienda, l'azienda che rappresento insieme alla mia famiglia, abbiamo voluto dare un segnale importante il giorno del 22 di aprile, 2 anni fa, comunicando che saremmo stati vicini all'associazione del territorio che presentasse un progetto importante per valorizzare il territorio di Caldari, il territorio ortonese. Grande polo vitivinicolo, perché su questo territorio insistono le più grandi aziende a vocazione vitivinicola, di cui la mia azienda rappresenta la chiusura, la famosa economia circolare, e da sempre vicini al territorio vogliamo dare un segnale di ripresa. Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. È un'iniziativa questa che nasce da una riflessione di un gruppo di amici che ha anche un ruolo istituzionale per lanciare da oggi, che è l'anniversario di questa brutta vicenda, per lanciare un concorso giornalistico, un premio giornalistico già dal prossimo anno sulla comunicazione di emergenza, perché riteniamo che soprattutto la comunicazione locale, l'informazione locale, abbia assolto in questo caso, come in tanti altri casi, terremoti, ma anche altre situazioni di emergenza, abbia svolto un servizio pubblico insostituibile. Presente anche il sindaco Leo Castiglione. Un grande ringraziamento alla Proloco di Caldari e al presidente Nicola Dauria per aver voluto questo premio, ormai è già il secondo anno, appunto per premiare chi ha raccontato anche la pandemia, perché l'abbiamo vissuta tutti, chi con profili diversi, ma la pandemia è stata anche raccontata ed è stata molto importante la comunicazione in quelle tristi giornate. Nell'evento di presentazione sono stati dati riconoscimenti a chi si è distinto nel comunicare l'emergenza durante la prima fase della pandemia. Per la stampa nazionale è stato dato il premio ad Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, che si è fermato sul ruolo importante del giornalismo. Non c'è nulla che possa essere sostitutivo del racconto giornalistico, cioè l'avete una grande opportunità di conoscenza, di veicolare immagini, di veicolare notizie. Il giornalismo moderno deve fare i conti con le tecnologie e anzi si deve servire delle tecnologie, non le deve osteggiare, e tuttavia le tecnologie non bastano senza la mediazione giornalistica, intesa come interpretazione, come racconto, come presenza sul campo e sul territorio. Per la stampa regionale riconoscimenti a Lorenzo Colantonio del Centro, Alfredo D'Alessandro dell'ANSA, Leda D'Alonso Telemax, Antonio Di Muzio del Messaggero, Paolo Pacitti, caporedattore Sederai per l'Abruzzo, Gioia Salvatore il giornale d'Abruzzo, Carmine Perantuono, direttore Rete 8.